Lidia Vitale, quest'anno al Bifest, riceve il premio come migliore attrice non protagonista per Ti mangio il cuore. Che emozione ti fa questo premio? Per un film, tra l'altro, girato in Puglia. Allora, innanzitutto essere al Bifest per me vuol dire tornare in Puglia. Ogni volta che io torno in Puglia a me viene il sorriso. Non so cosa sarà, saranno le origini, non so cos'è, ma io ogni volta che vengo qua sto bene, sto meglio. Sai, i premi sono sempre un riconoscimento importante per noi bambini attori, che abbiamo sempre bisogno di essere rassicurati in qualche modo. Mi riguarda poco questa cosa, però insomma, al bambino fa sempre piacere ricevere il premio. E per me sono dei punti di partenza. Per me sono dei punti di partenza. È importante ricevere questo premio qua perché lo abbiamo girato in Puglia, questo film. È veramente pugliese. Ci abbiamo veramente lasciato il cuore su questo set. Senti, corre voce, ho sentito che per prepararti al tuo personaggio hai fatto veramente un lavoro fisico molto importante. Qualcuno mi ha detto che non hai dormito, che hai proprio ti sei logorata per appunto fare il personaggio della mamma sofferente. È vero? Ma sai, più che fa la mamma sofferente, è la donna che sta in una ferita così atavica, così profonda, per cui poi l'inesorabilità della vendetta è l'estrema conseguenza. La domanda che mi sono posta è quanto male ti hanno fatto? Quanto male mi hanno fatto per arrivare a tanto, ad essere la mandante di 7 omicidi? E quella è la domanda. E quindi là devi stare. Un'altra domanda, sempre sul film, sul set del film. Hai dei ricordi particolari o degli aneddoti? Perché poi il film è girato in provincia, per cui diciamo, è un po' l'entroterra del Foggiano, quindi è un paesaggio anche diverso da Bari, no? Dal mare, dalla zona diciamo, appunto di mare della Puglia. Che ricordi hai? Io ogni tanto in alcuni posti dico sempre che sento il rumore del silenzio. Il rumore del silenzio racconta più di tante parole a volte. Ci sono quei volti di quelle persone che abbiamo incontrato, no? Le persone della masseria, chi stava là, cioè del posto. Quegli sguardi ancora portano dentro tanta roba. Ancora esiste purtroppo una realtà feroce nel sud. Io mi ricordo che l'estate successiva, l'estate subito dopo Ti mangio il cuore, sono tornata a Foggia, a San Severo, a trovare un'amica e avevano appena sparato in faccia a un posteggiatore, cioè quindi la faccia ce l'hanno mangiata e ce la mangiano ancora. Un'ultima domanda, anche Elodie è premiata quest'anno per lo stesso film. Che impressione ti ha fatto lei? Una giovane, è stata premiata appunto come giovane promessa del cinema. Com'è stato lavorare con lei? Ma guarda, una delle vittorie di questo film per me è stata la rete che abbiamo creato noi due. Proprio dall'inizio siamo state, innanzitutto la sua generosità e la sua umiltà di accettare il mio aiuto, che per me sono sintomo di chi vuole fare dei percorsi ha la capacità di chiedere aiuto e di accettarlo quando gli viene offerto. Quindi per me questo è proprio un aspetto di Elo che io apprezzo tantissimo e che mi ha dato la possibilità di lavorare insieme a una collega come raramente mi capita, cioè di portare a casa il lavoro insieme. Questo è un lavoro che non si fa da soli. Il cinema soprattutto è un ensemble, si fa insieme. Il cinema si fa insieme e quando riesci a lavorare bene con le tue colleghe, con i tuoi colleghi e fare un lavoro viscerale insieme, quello poi si vede. E sono felicissima che lo prenda questo premio e che lo prendiamo insieme. Ok, grazie mille.